Tutte pasticce, eccomi qua con un nuovo video. Allora, sono appena tornata dall'università, mi avvicino un attimo. E niente, i miei mi hanno avvisato che a casa mia, vi voglio far vedere la mia Yankee Candle che brucia. Ok, a casa era arrivato un pacchettino. Questo qui. Allora, avevo scritto, visto numerose collaborazioni con un'azienda che è la Just Cosmetics. E quindi ho deciso, senti, ho detto, ma ci provo anch'io, tanto al massimo mi dicono solo di no e chi se ne frega, no? E quindi ci ho voluto provare, tanto per curiosare, per vedere un po' com'era la cosa di essere cagata dall'azienda, ecco. E niente, loro mi fanno, sì, mandami il tuo indirizzo, il coso del canale. E poi chi si è visto si è visto. Cioè, io pensavo non mi avessero proprio cagato. Ho detto, dai, chi se frega. Cioè, ah, ci ho provato una volta, è andata male. Pazienza. E quindi niente. Però oggi, tipo, è arrivato il pacco. Ho detto, provate a vedere. In realtà, sapevo che fosse, cioè, immaginavo fosse questa in realtà. Perché non avevo ordinato nulla. Quindi, non c'è, cioè, non c'è altro che deve arrivarmi, quindi immaginavo. L'unico indirizzo che avevo dato era a loro, e quindi immaginavo. È arrivata in questa scatola qua, senza alcun tipo di protezione dentro in realtà. Molte l'hanno sentito dire che l'hanno promossissimo questa azienda, ma boh. Nulla, 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 alcun tipo di protezione. Sapete che la Just Cosmetics è un'azienda tedesca. Vi lascio ovviamente il link di riferimento se vi interessa, se mai vi interessasse, dell'azienda giù nell'info box. E poi mi è arrivata la classica pochettina, questa qua firmata Just Cosmetics, e dentro tutti i prodotti. Allora, già una pecca. L'ombretto, ovviamente, non essendoci di protezione, mi è arrivato distrutto. Cioè, la cialda dell'ombretto mi si è proprio staccata. L'ombretto, tutto sommato, in sé è giusto, a parte questo pezzettino qua che è proprio frantumato. Cioè, ovviamente, poi, non essendoci di protezione, cosa pretendi? Ed è lo 050 Vision of the Heads. Ed è questo colorino qua, azzurrino. Carino, nulla di che, sinceramente. Già un punto negativo perché l'ombretto rotto, mi dispiace ragazze, ma cioè io ordino magari su un sito e poi mi arriva, non c'è alcun tipo di carta, c'è solo questa semplice bustina, che voglio dire, non è che sia chissà quanto potente, ma comunque sia. Quindi questo mi è arrivato rosso, quindi rotto, quindi tutta la pochette è sporca di azzurro. Poi mi sono arrivati due classici smalti che penso mandino a tutte. E sono uno giallo e uno fucsia. Colorazzi nail polish, il rosa, il gum mais nail polish, il giallo. Ed è lo 040 Tropical Orange e il 170 Be Graceful. Cioè un semplice rosa, un semplice giallo. Questo colore qua non mi piace. A parte che è estivissimo. Boh. Anche questo abbastanza, però questo lo porto già di più. Questo qua non so mai quando me ne metterò, probabilmente lo regalerò a qualcuno. Poi mi è arrivato un blush, fortunatamente intatto, sì, intatto, questo colore qua, penso che lo mandino anche questo a tutte. Ed è il 50 Peony o Peony, boh. Aspetta. Eccolo qui. Mi dà questo colore. Oh mio Dio. Ecco qui. Questo mi sa che mi sono allontanata un po' troppo. Vabbè. E poi mi sono arrivati gli ultimi. Vedete la pochettina sporca tutta d'azzurro? Sono arrivati gli ultimi due prodotti. Uno è un mascara, questo qua Volume, c'è scritto al packaging specchiato, ed è nella tonalità Just Blue, quindi blu, lo 020 blu. E non so mai quando lo utilizzerò, perché io il mascara lo utilizzo solo nero, però è un blu scuro. Boh, vabbè. E poi l'ultimo prodotto è questa tinta, no, questo colore
Ruby Dead Liquid Lipstick, questo rossetto liquido, chiamiamolo così, nella tonalità 020 Valentine Kiss. Questo colore è molto, invece, molto, molto, molto carino. Quindi sono questo, direi che lo provo molto, molto volentieri, insieme anche volendo al blush, senza alcun tipo di problema. Mi è piaciuta molto anche l'idea della pochettina, per l'amor del cielo, carina. Il mascara penso di rifilarlo a mia madre, perché non lo utilizzo, un mascara blu, lei ha detto che comunque piacerebbe. I due smalti, sì, li utilizzo perché non mi faccio molto problemi a mettere qualsiasi cosa sulle unghie, però ultimamente poi non le sto neanche colorando perché io voglio solo il nero, e finché non ho il nero non mi sa che non me lo vado avanti a colorare, ma voglio impegnarmi a finire gli altri. E questo ombrettino qua io non l'avrei mai utilizzato in realtà, probabilmente, è un colore, cioè, nulla di trascendentale, l'avrei probabilmente voluto anche regalare via, ma non posso minimamente perché cioè, si è frantumato in 700.000 pezzi, devo stare anche attenta perché altrimenti mi va azzurro dappertutto. Quindi, tutto sommato, allora, i colori, sinceramente non mi posso lamentare perché, nel senso, non è che abbia chissà quante possibilità di collaborare con aziende, però dato che io voglio essere sinceramente il più trasparente possibile, non so mai se capiranno qualcosa di quello che sto dicendo. Il sito, devo essere sincera, è abbastanza promosso, ci ha messo 2 settimane ad arrivare. Ti rispondono, me mi hanno risposto dopo una settimana che gli avevo mandato una mail. Sono molto cordiali nel risponderti, il sito ha una vasta scelta, vi lascio ovviamente il sito giù nell'info box. E pecca enorme è che devono impacchettare meglio i loro pacchi, cavoli, cioè se vengono davvero dalla Germania non mi puoi inviare un pacco che viene dalla Germania, quindi viene sballottolato, soprattutto con dentro i trucchi, magari ombretti, blush, fondotinta, cipria, quel che avete, dentro una semplice busta di carta e una semplice pochettina firmata da voi, cioè nel senso, bellissimi trucchi sicuramente, soprattutto il rossetto mi è davvero piaciuto molto, e anche il blush. Li proverò molto volentieri, però cavoli, mettici dentro un po' di carta, un po' di qualcosa, imballali, in modo che se anche ti arrivasse rotto, no, non ho detto la U apertissima, se anche ti arrivasse rotto, dici vabbè, cavoli, però non è stata colpa loro perché comunque hanno impacchettato molto bene la cosa. E invece no. Quindi mi è un po' dispiaciuto l'ombretto rotto, devo essere sincera. Però, sì, non male, cioè, prodotti a vederli così carini, l'idea della pochettina, anche questa molto sfiziosa, vi farò sapere, li proverò molto volentieri e vi farò sapere, però assolutamente pecca l'imballaggio, ragazzi, cioè, davvero allucinante, ve l'ho fatto vedere, ve l'ho mostrato senza dirvi, cioè, vi ho detto tutto quello che penso di questa azienda, senza alcun tipo di pelo sulla lingua. Quindi l'imballaggio scarsissimo, non ci siamo, non ci siamo, non ci siamo. Quindi questo è il video per quanto riguarda la Just Cosmetics. Io spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a commentare, iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace nel caso vi fosse piaciuto. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao pasticce!